Superare la crisi creando nuove opportunità di crescita, lavoro e investimenti. È questa la sfida che accomuna l'Italia e New York. Lo ha detto il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, dopo l'incontro il 21 luglio alla Farnesina con il ministro degli esteri, Federica Mogherini. La bilaterale è stata l'occasione per ribadire le solide relazioni non solo tra i governi dei due paesi, ma i forti legami umani e sociali tra le comunità. Una città non soltanto importante per tutto il mondo, ma in particolare per noi italiani, che ospita una grandissima e importantissima comunità di italiani e di italoamericani. E abbiamo discusso anche del progetto, della possibilità di avere un incontro a settembre insieme con la comunità italoamericana e italiana di New York per rafforzare ancora di più i legami che ci sono tra di noi e tutto quello che possiamo fare insieme per sostenere i progetti di cambiamento della città di New York e quelli che noi stiamo portando avanti per l'Italia e un po' anche per l'Europa. Italy's leadership of the European community is a very important moment, I think, for all of us. And the message that the Prime Minister and the Foreign Minister have sent of a new and more balanced approach, recognizing that we have to create opportunity for all. We have to address those who don't have employment and opportunity. This is something that bonds us because we face the same challenge in the United States and, of course, in New York City. I know the passion that the Foreign Minister has for the Milano Expo next year, and it's the kind of issues we're grappling with as well in New York, in the United States, of food security, and addressing the challenges of a world that has to treat the question of food differently in the past. The top message that I would ask the mayor to pass is how strong our relations are, not only government to government, but also people to people, cities to cities, communities to communities. Our bonds are not only institutional ones, but are human, are social. And go deep in history, in culture, and I think also in the future. So this is our strength, I believe. La Mogherini e De Blasio hanno affrontato anche i principali temi d'attualità internazionale e gli scenari di crisi dall'Ucraina al Medio Oriente. Ieri ho parlato con il ministro degli esteri ucraino, Klimkin, che vedrò domani a Bruxelles e che ho invitato a partecipare al nostro Consiglio Affari Esteri per darci un aggiornamento della situazione sul terreno, soprattutto per quanto riguarda la drammaticità della fase di recupero dei corpi e anche di accesso degli osservatori alla zona per avere un'inchiesta internazionale effettivamente rigorosa e aperta. Sapendo che il ruolo della Presidenza italiana è chiaramente quello di facilitare la creazione del consenso tra tutti e 28, credo e spero che da domani, dalla riunione di domani a Bruxelles, venga una risposta appunto non soltanto forte ma anche completamente unitaria. C'è una proposta sul tavolo che è quella del cessate il fuoco immediato e della riapertura contestuale dei negoziati con alcuni elementi di immediata risposta alla crisi umanitaria a Gaza. Spero che ci sia appunto nelle prossime ore, non tanto nei prossimi giorni, ma nelle prossime ore una risposta positiva alle pressioni che dal lato europeo, dal lato arabo, dal lato americano e dal lato delle Nazioni Unite ed anche dagli appelli del Papa, che giustamente è stato citato come guida spirituale e non politica. Spero e credo che questi appelli possano essere raccolti da tutte e due le parti.